Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo un news della nuova serie che è appena uscita in edicola. Infatti questa dovrebbe essere la serie 2 se non sbaglio, e sono appena usciti in edicola. Oggi ne andremo ad aprire uno e a recensirlo per vedere come sono, se sono belli come la vecchia serie o meno. E ne andremo ad aprire solo uno perché appunto, come vi dicevo, sto facendo un video al giorno, quindi portando più video apro più cose un po' alla volta. Farò un sondaggio per sapere se questo metodo vi piace oppure no, sia qui che su Instagram, quindi se ancora non mi seguite vi lascio qui il nome, Jagger Love. E nulla, andiamo subito ad aprire i nostri nonnons. Allora, oggi apriamo questo qui. La confezione l'hanno fatta bellissima, questa è azzurra, se non sbaglio l'altra era sul beige rosa, teoricamente, e abbiamo sempre qui i num-nums sulla copertina. All'interno contiene un num, un lucida labbra smalto o timbro num. Dice in allegato alla rivista, a me la rivista non l'hanno data, quindi vabbè, ricordatevi però sempre di chiederla se non ve la danno. Me ne sono accorta adesso che c'era. E il prezzo è di 4,90€ l'uno. La confezione è super carina. Andiamo subito ad aprire la bustina. Ah no, la rivista è all'interno, quindi l'hanno già messa dentro, vedete? Non è come le altre volte che ve la dovevano dare. Vediamo un po', ci sono un sacco di curiosità. Come fare un portaoggetti in plastica. Filastrocche. Altre curiosità anche sul cibo e finalmente abbiamo la nostra checklist. Allora, sono tutti fantastici, devo dire, mi pare che sia la serie 2, ma ormai ne hanno fatte talmente tante di serie, sono arrivata alla quarta, alla quinta, quindi mi sono leggermente persa, mentre da noi è appena uscita la seconda, quindi capite come siamo indietro. Abbiamo i cookie nums, che sono questi due, i cremery nums di gelato che sono questi qui. Poi i Baked Good Nums, i Pasta Nums, i Creamfield Nums, Cupcake Nums e i Fancy Cake Nums. Praticamente della serie più grande ne hanno presi solo alcuni e li hanno messi nelle bustine. Allora, hanno fatto la checklist un po' incasinata, devo dire. Qua invece ci sono i Nums che possono essere lucida labbra, oppure stampini o degli smalti. Io penso che possiate capire se c'è uno smalto dal peso, dato che comunque le confezioni dovrebbero essere un po' più pesanti. Andiamo a vedere che abbiamo trovato e com'è fatto. Ma che carino! Eccolo qui, è super carino. Abbiamo trovato Lady Sugarette, che è questa qui in alto, ed è un Fancy Cake Nums. Vediamo sotto chi invece chi si nasconde. Penso che sia un lip gloss a vederlo. Oddio, ma che carina! Ed è Berry Cake, Berry Cookie Gloss Up, che dovrebbe sapere di fragola se non sbaglio. Ed eccolo qui. È super glitteroso e ha un profumo buonissimo. Stra buono. I num sono sempre fatti in silicone morbido, vedete? E poi il bello è che potete scambiarli, quindi quando trovate dei nuovi nums potete mescolarli assieme per creare i vostri profumi strani. Allora, questo sapeva di fragola, mentre quello sopra, il nums, sa di zucchero filato. Ed è buonissimo, perché sa davvero di zucchero filato. Quindi questa è la sorpresina che abbiamo trovato oggi. Io adoro i num-nums, penso che lo sapevate già. La collezione precedente di edicola l'avevo finita tutta quanta. Questa non lo so, vedremo, non mi pronuncio a riguardo perché poi tanto le finisco tutte lo stesso, anche se dico di no. E nulla, fatemi sapere se vi è piaciuto anche a voi, se li prenderete. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video e vi mando un bacio nel prossimo video. Ciao!